E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, qui su 7 Day to Die con la nostra avventura. Abbiamo deciso di andare a esplorare ancora. Stavamo veramente per rimetterci le penne e ringraziando il cielo abbiamo trovato questa casa all'ultimo momento. Stavamo morendo disidratati. In sostanza, forse è meglio spegnere le luci mentre parlo. Siamo su un tetto di una casa, il 18° giorno, sono quasi le 3 del mattino. Aspetto che vengano le prime luci dell'alba in modo da scendere giù e fare pulizia in questa casa per cercare qualcosa da mangiare e rifornimenti. Stiamo giocando. Mamma mia, mi sono cagato addosso. Stiamo giocando in una maniera più aggressiva da quando abbiamo questa balestra che è veramente incredibile. Infatti ci sta dando la possibilità di sopravvivere, ma appena possiamo dobbiamo anche cercare di sanare un osso che ce l'hanno spezzato. Insomma, ci hanno spezzato un osso qui e per 23 minuti ancora ce l'abbiamo così. Dovremmo creare uno splint, se non sbaglio. Quindi con dei tessuti, un qualcosa, adesso vediamo un attimino con dei frammenti di stoffa e del legno che abbiamo per creare qualcosa che ci possa sostenere la gamba. Va bene, ci vediamo appena sorge l'alba, insomma. Ciao ciao ragazzi, state qui con me per favore, perché mi cago proprio sotto, veramente. Con voi è tutta un'altra storia. A frappè. Ragazzi, sono le 4:16 del mattino giù, mi cago sotto a guardare giù, non voglio che mi vedano. E un nido, ragazzi, che siano benedetti i nidi degli uccelli con tante cose belle queste. Mi hanno preso, quante piume abbiamo? Dopo costruiamo altre frecce. E mi è venuta l'idea, forse, però io ho trovato una bandanas, se me la tolgo e cerco di fare scrap, tanto non mi serve a niente, non è, viene fuori un tessuto, eccolo. Aspettate, forse ce la facciamo, dai dai. No, ne servivano due, maledizione. Maledizione, vabbè, peccato ragazzi. Avrei voluto costruire questa stanfella, non so come dire, questa splint che ci dà la possibilità di guarire. Però tutto sommato, forse giù ci sono dei divani, quella roba lì, se proviamo a rompere, se riusciamo a scendere giù, possiamo salvarci. Ci vediamo fra un pochino ragazzi, ciao ciao. Ok ragazzi, ok, sono le 5 e 23 minuti del 18° giorno. Io direi, forse non ci sono ancora luci dell'alba, perché forse siamo in un cazzo di deserto talmente brutto che è difficile. Dobbiamo cercare di scendere piano piano. Non ho ancora sentito la musichetta, però vediamo un pochino se riusciamo a scendere piano piano senza farci notare. Sembra vuota la finestra. Cazzo, si sono agitate le merde. Porca miseria ragazzi. Volevo prendere soltanto un po' di colt. Ecco. Cazzo, quanti ne sono? Non c'è niente, è un gran bordello ragazzi. Porca troia, non mi ha visto sto cazzone. Ok, adoro questa palestra ragazzi. Ok, adesso non corrono più, adesso possiamo essere più aggressivi. Io direi a questi possiamo fare subito lo scrap per ok, dovremmo avere tre pezzi, benissimo. Tutto sto casino perché volevo fare la splint, eccola, così ci facciamo la gamba che siamo messi proprio merda. Ok, usala. Ok, speriamo di riuscire a. Ok ragazzi, è chiusa, niente fogli, non ci servono un cazzo. Dobbiamo cercare di perlustrare bene queste case perché. Mi sento vicini, cazzo, non è rassicurante, ragazzi.
cagando addosso, porca miseria. No, non ce la faccio con questi qua. Meglio usciamo, facciamo pulizia, perché secondo me... Oh, mi fai passare per favore? Un maglione, ok. Porca puttana, ti togli, porco cazzo. Ok. Oh, eccoli qua, vedi. Il cazzo, questo mi faceva distrarre in una maniera incredibile. Comunque ragazzi, così andiamo molto meglio. Avete visto con quanta aggressività? Prima scappavamo, adesso stiamo andando veramente in maniera incredibile. Ok. Tra l'altro dopo vi faccio vedere la mappa. Siamo veramente lontanissimi da casa. Oh, guarda qui. Una cassaforte, ragazzi. Cosa facciamo? Beh, io direi buttiamola giù, perché ci vediamo fra un pochino, ragazzi. Ed eccoci qui, ragazzi, vediamo un attimino se riusciamo a aprire sta benedetta cassaforte qua. Ci sta costando uno sforzo incredibile, ma dobbiamo farlo. Dai, okay. Diamo sempre un'occhiata dietro. Meno male, questo cappello mi ha cambiato la vita, ragazzi. Penso che è la cosa più preziosa che abbia mai trovato. Vediamo un po' che cosa c'è. Oh lolo, prendo tutto. Non so, prendo tutto un cazzo. No, allora, buttiamo via questo. Prendiamo questo, che già siamo pieni come al solito. Credo di aver preso tutto. Qui usciamo da questa... Ok, il sole sta sorgendo, sono le 7 del mattino e guardate dove siamo proprio molto lontani, direi. Andiamo, proseguiamo la nostra avventura e mi servono un po' di rocce, insomma. Vediamo un pochino se riusciamo a prenderle. No, sabbia, che cazzo. Questo... che roba è. Vediamo un po' qui se c'è qualcosa che ci può essere utile. Delle scarpe nuove. Beh, scarpe livello 117 ci potrebbero essere utili, perché mi sembra... Porca trota, ragazzi, bisogna sempre tenere gli occhi aperti qua, eh. Mamma mia, ragazzi, sta balestra è arrapevole. Questo cos'è? Fibra militare. E... buttiamo via sta... Va così, prendiamo questa. Volevo... buttare via queste. Ok, e prendere queste al posto della sabbia, sicuramente. Allora, mettiamoci delle scarpe un po' di qualità migliore. Ok, siamo a 94 gradi, non voglio rischiare nient'altro. Andiamo via di qui, vediamo un po'. Caspita, che il territorio è bellissimo, ragazzi, vederlo così. È tutto dissestato. Ah, cazzo. Fanculo, brutto stronzo. Cioè, non si fa niente questo. Piuttosto. Come non mai. Vai di sotto, brutto stronzo. Oh. Dove sei andato? Sparito. Devo vedere che c'era il corpo, vabbè. Niente, ok. Andiamo avanti di qua. Cerchiamo di andare in una scoperta piano, che ci spezziamo una gamba qui. Finalmente del verde, ragazzi. Finalmente del verde. Una zona sicuramente migliore. Volevo cercare una roccia per poter prendere, ecco, magari questa, una roccia per poter prendere quante più
small stone, piccole rocce, per poter fare proprio la le frecce, perché qua già ce ne abbiamo 82, ma ragazzi sono una cosa preziosissima, porca miseria. Ok, ok, sempre crossbow, eccole. Vediamo un po' quante ne posso fare. 64, vai, vai alla grande amico, vai alla grande e non temere, sperando che il limite massimo sia abbastanza alto di questo, cioè nel senso che ogni slot posso occupare un bel po' di frecce. Potremmo mangiare, non so se è sciotta, sapete questa? Che cazzo è che c'ha quel cervello? L'incoglionito cos'ha? Salta come un pazzo. Che brutta giornata di merda, ragazzi. Non c'è niente, siamo nel mezzo del verde. Cazzo, non so se l'ho preso. Credo di averla pizzata in culo. Incredibile. Non riesco a beccarlo. Eccolo. Corre come un pazzo. Credo di averlo preso. Raga, sapete, credo di averlo preso. Porca miseria, oh, questo coso è mostruoso. Ah, eccolo, potremmo cucinare qualcosa. Che cazzo è, merda? Che rottura di coglioni, sti zombie ovunque. Ok. Ma guardate che brava. Che si porta tutti sti rifornimenti. Io ammazzo il cervo per cucinare, invece... Cazzo, gli ho sparato a fare praticamente. Vabbè, quindi ok. Mi spiace per quello cervo. L'avevo preso, sì. Ok. Si può anche cacciare alla grande con sto bestione qua. 138 frecce in uno slot, ragazzi. Non è affatto poco. Ok. Stiamo camminando ancora. Sono... siamo veramente distanti. C'è una... c'è una strada, abbiamo incrociato una strada, ragazzi, e una macchina. Andiamo a vedere che cosa c'è in questa macchina. Siamo veramente, ci siamo spinti proprio oltre. Siamo veramente messi, siamo lontanissimi da casa. Un repair kit, questo è rarissimo, secondo me, io direi invece di ste lattine di merda, che non è che siano d'accordo. Decidiamo di tenere quello che è più prezioso, ragazzi. E potrei anche mettermi il giaccone, però non vorrei far salire la temperatura. Che siamo a quanto siamo? Cibo, acqua, abbiamo sete. E vabbè, vediamo. 82. Ok, allora. Vediamo un po' dove siamo. Guarda qui, porca miseria, da dove siamo. Io direi di seguire la strada, porterà da qualche parte. Però ci salutiamo qui, ragazzi, e alla prossima avventura chissà cosa succederà. State qui con me, stiamo veramente veramente andando alla grande. Speriamo bene di trovare magari una città, non lo so, un qualcosa di che ci possa tornare utile. E non voglio ucciderlo, ok? Solo per cacciare. Ciao ciao, ragazzi.